For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional. Dunkin' Refreshers are the perfect way to get a little more out of your day. With more tropical flavors like new mango pineapple and more ways to get glowing, available with green tea, coconut milk, or lemonade, you've got what you need to make the most out of every moment, even the ones spent stuck in traffic. What a beautiful day. Sip into all your favorite Dunkin' Refreshers like new mango pineapple. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Additional charges may apply. Torna l'incubo dei focolai di SARS-CoV-2 negli allevamenti. 5 visoni allevati in un'azienda di Padova sono risultati positivi ai test. Era già successo la scorsa estate a Capralba, in provincia di Cremona, nel più grande allevamento italiano di visoni, dove in seguito allo scoppio di un focolaio sono stati poi sterminati oltre 20.000 animali. Le agghiaccianti immagini della strage di visoni, avvenuta lo scorso dicembre, sono state filmate con un drone dall'associazione animalista Essere Animali e successivamente diffuse online. Fino al 2020 in Italia non c'è mai stato obbligo di controllare, con test diagnostici, l'eventuale presenza del virus tra i visoni, nonostante fosse abbastanza noto che i visoni infettati dal coronavirus sono asintomatici nella maggior parte dei casi, condizione che comporta la formazione di veri e propri serbatoi del virus. Ormai, però, i pericoli legati al Covid mutato negli allevamenti di visoni è sotto gli occhi di tutti. E la scoperta di un altro focolaio in provincia di Padova, nell'allevamento situato a Villa del Conte, ha messo in allarme medici e veterinari. Da notizie preliminari, anche l'unico allevamento rimasto attivo in Veneto, a Padova ha avuto deboli positività alla RT-PCR in meno di 5 visoni. Dichiara il Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica del Veneto, la sieroprevalenza su un primo gruppo di 60 visoni, al contrario a percentuali di oltre il 90%, a sottolineare ancora che si è intercettata la coda dell'infezione, a fronte di casi umani confermati. Anche qui, nonostante la implementazione, la sorveglianza passiva non è stata tempestiva e preventiva. Si è in attesa di ulteriori dettagli dall'IZS delle Venezie che in prima linea segue il focolaio, anche per evitare allarmi e che, come accaduto in altre zone, la stampa parli di focolai nascosti. L'allevamento di Padova rientrava tra quelli segnalati da associazioni animaliste come la LAV, che lo scorso novembre aveva documentato il mancato rispetto da parte di allevatori e addetti delle misure minime di biosicurezza finalizzate ad evitare l'introduzione del coronavirus tra i visoni. Nonostante i rischi ormai appurati connessi alla salute pubblica, nel nostro paese restano ancora attivi 7 allevamenti di visoni. La loro attività è stata sospesa temporaneamente fino a febbraio con un'ordinanza del Ministero della Salute firmata lo scorso novembre. Ma presto potrebbero tornare attivi. Per questo la LAV si è rivolta al ministro Speranza per chiedere un intervento urgente per cambiare la temporanea sospensione all'allevamento di visoni in un definitivo divieto, nell'interesse della salute pubblica e degli animali. Ci appelliamo a presidenti e assessori alla salute delle regioni in cui sono presenti allevamenti di visoni. Il loro immobilismo contribuisce all'aumento del rischio per la salute pubblica, affermano gli attivisti LAV. Anche secondo il Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica, la soluzione è più efficace sarebbe quella di prolungare il divieto di riproduzione nell'allevamento dei visoni, dato che i due episodi di Cremona e Padova dimostrano che l'attuale sorveglianza non è tempestiva. Fonte: LAV, Sivemp Veneto, Twitter. For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional. Hurry into Mattress Firm's best Memorial Day sale ever. Get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin and save up to $500 on Sealy.
Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchases up to a $499 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and save up to $500 on adjustable mattress sets in stock for immediate delivery. And get a $300 instant gift. Talk to a sleep expert today, only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.